Siamo con Oscar La Gioia, segretario provinciale di Taranto del neonato movimento giovanile della sinistra, un movimento nato a livello nazionale ma che sta crescendo, si sta sviluppando anche sul territorio tarantino. Tanti i temi della sinistra, di una sinistra che vuole essere sinistra vera. Beh, c'è il tema dell'ambiente, c'è il tema della transizione ecologica, è nato un ministero in questa direzione. Ma quale può essere davvero il messaggio che si lancia ai giovani per far sì che possiamo vivere nel rispetto dell'ambiente, nel rispetto di noi stessi, con delle politiche davvero miranti alla salvaguardia, alla tutela dell'ambiente? Ma io penso che si debba partire proprio dalle basi, anche il semplice fumare una sigaretta e buttare la cicca per terra, già quello, se almeno una persona su 10 riuscisse a fare questo, sarebbe grande cosa. Stessa identica cosa la si potrebbe dire anche con la raccolta differenziata. In alcune realtà del nord, in città, la raccolta differenziata è diventata un verbo. Noi purtroppo ancora qui nel meridione, in particolar modo a Taranto, vediamo che è un qualcosa che si è avviato in maniera però molto molto più lenta. È una questione anche di mentalità proprio. È una questione, sì, proprio di mentalità, proprio di educazione civica da questo punto di vista, un argomento che ormai nelle scuole non viene più trattato. E quindi bisognerebbe proprio ripartire lì dai contenuti, dai significati, piuttosto che, per carità, importantissimi, parlare, trattare, approfondire quelle che sono, quella che è la transizione ecologica, però se alla base non c'è un concetto, un rispetto sociale del posto in cui si vive, tutto il resto sono belle parole e niente più. Parliamo di transizione ecologica, parliamo di ambiente e parliamo del dramma di Taranto, il dramma ex Ilva. Esatto, proprio noi nella nostra provincia viviamo in primis quello che è un clima non più respirabile. Il mio pensiero va sicuramente a tutti i cittadini che vivono nel quartiere dei Tamburi per colpa di un'azienda che purtroppo non va a conciliare il diritto alla salute con il diritto al lavoro, vede un clima totalmente disastrato. Voglio semplicemente dire che nel momento in cui i giovani dicono, anzi i grandi parlano di noi giovani come le persone disinteressate, invece voglio proprio ricordare il movimento nato negli ultimi anni di Fridays for Future, che accoglie in maniera totale la tematica della transizione ecologica. Taranto che vive il ricatto ambiente lavoro. Non si dovrebbe mai scegliere tra le due cose. Assolutamente, infatti è una questione davvero che spero si risolva quanto prima, perché un lavoratore non dovrebbe mai scegliere tra il diritto al lavoro e il diritto alla salute. Ed è per questo che facciamo un ulteriore appello al governo, al ministro della transizione ecologica, affinché i cittadini di Taranto non debbano più scegliere tra il diritto al lavoro e il diritto alla salute.